È passato decisamente troppo tempo dall'ultima volta in cui abbiamo parlato di TikTok. Il motivo è semplicemente che in questi mesi non è accaduto niente di troppo strano, inspiegabile o misterioso. A gennaio di quest'anno, però, un account TikTok ha spaventato decine di milioni di persone. Non sto esagerando, l'account GBTV ha pubblicato 19 video fino ad oggi. E ognuno di questi è stato visto da almeno 1 milione di persone. Ma cos'è accaduto di tanto strano da aver suscitato l'interesse di tutte queste persone? Prima di iniziare, devo informarvi del fatto che a grandissima richiesta sul canale è uscito un nuovo episodio delle cose spaventose accadute giocando online. Non so per quale motivo, ma YouTube ha deciso di mostrarla poco nella home, il che mi dispiace, dato che tantissimi di voi erano interessati. Perciò, se non l'avete già visto, dateci un'occhiata subito dopo questo video. Detto questo, spegnete tutte le luci e iniziamo la nostra inquietante analisi sul profilo TikTok, GBTV. Il 16 gennaio di quest'anno è stato pubblicato il primo video del profilo, nel quale i ragazzi spiegano di aver acquistato questa casa all'asta senza averne controllato i documenti. Il video continua mostrandoci i lavori che stanno facendo nella casa e senz'altro non è nulla di strano o inusuale per TikTok. Non è raro imbattersi in account che acquistano una casa e documentano tutti i lavori di restauro con il pubblico. E solitamente questo genere di video viene anche visto da tantissime persone curiose di sapere come diventerà la casa. Insomma, fino ad adesso niente di strano. Nel secondo video, però, pubblicato solo 2 giorni dopo, le cose iniziano lentamente a cambiare. I ragazzi trovano una porta nel muro, che era stata verniciata e ricoperta, come se qualcuno volesse tenerla nascosta per qualche motivo. Ovviamente il ragazzo procede a rimuovere la copertura, ma la porta sembra non avere una maniglia o una serratura, perciò procede a forzarla. La stanza al suo interno sembra una sorta di ripostiglio totalmente vuoto, e anche i ragazzi pensavano fosse vuoto, ma scoprono un sacco nero appeso al soffitto da un gancio. Lo aprono e scoprono che si tratta di una vecchia Bibbia. Decisamente strano, ma vi assicuro che siamo solo all'inizio. Si chiedono perché qualcuno dovrebbe nascondere una Bibbia in quel modo in una stanza inaccessibile, ed effettivamente chiunque si farebbe questa domanda. Ad ogni modo, al suo interno si possono vedere fogli strappati e alcuni documenti indecifrabili. A questo punto mi sono messo a leggere i commenti per cercare di capire cosa ne pensassero le persone. Qualcuno ha commentato spiegando che se in una Bibbia ci sono delle pagine assenti o strappate, è probabile che sia stata usata in qualche rituale non esattamente benigno. Il fatto che sia poi stata nascosta in quel modo, appesa al soffitto in una busta nera, aggiunge un tocco di misteriosità al ritrovamento. A questo punto i ragazzi decidono semplicemente di distruggere la stanza perché apparentemente non vogliono avere niente a che fare con rituali passati o possibili presenze. Ma vedendo questo video, molte persone hanno pensato che non sia stata una buona idea. Secondo loro, se una o tante entità fossero davvero collegate alla Bibbia ritrovata, erano state chiaramente rinchiuse in quella stanza, come a volerle contenere. Quindi, aprendo la Bibbia e distruggendo la stanza, avrebbero dato modo alle suddette entità di scappare e infestare l'intera abitazione. Ed è da questo momento che le cose diventano davvero tanto, tanto strane. Nel video successivo vanno ad esplorare la soffitta e appena arrivati scoprono una vecchia valigia e un panno chiaramente lasciati lì di proposito. Ovviamente decidono di aprirla, ma il video si ferma così, lasciando incuriosite milioni di persone. Nel video successivo, poi, vanno in un'altra casa per mostrare quanto fosse ridotta male, alimentando ancora di più la curiosità verso quella strana valigia. A quel punto tutti volevano sapere di più, perciò il video sull'altra casa è stato giudicato fuori luogo. Immagino che l'account fosse nato con l'intento di mostrare case messe male e i relativi restauri, ma era chiaro che il pubblico volesse solo sapere di più riguardo gli strani ritrovamenti.
Infatti, il 24 gennaio finalmente ci fanno vedere l'interno della strana valigia. Come detto da loro stessi, il suo contenuto è abbastanza disturbante. Si può subito vedere un oggetto religioso che raffigura Gesù in grembo a sua madre. La figura però sembra essere bruciata proprio nel punto in cui i due volti si toccano. Avrà forse qualche significato? Non ne sono sicuro, ma non è l'unico strano oggetto trovato al suo interno. Lì vicino c'era anche un vecchio orso peluche e un altro sacco nero. Inizialmente i ragazzi pensavano si trattasse di un'altra Bibbia, ma il suo contenuto è decisamente più disturbante. Il fatto che tutto sia rigorosamente coperto di polvere, poi, rende difficile credere che sia stato messo lì dai ragazzi, ma di questo ne parleremo meglio dopo. Comunque, nell'ennesimo sacco nero, trovano una croce formata da due pezzi di legno e un panno decisamente imbevuto di sangue molto tempo fa. Credo proprio che si tratti di una sorta di ricordo o memoriale per un bambino deceduto o mai nato. Oggetti decisamente inquietanti che fanno pensare anche ad una sorta di rituale in memoria di questo presunto bambino. Secondo voi ho ragione? O credete che possano essere ricollegabili ad altro? Ma comunque alla fine del video i ragazzi dicono che, data la natura degli oggetti, li manderanno ad esaminare. Vi dico già che purtroppo ad oggi non si hanno alcune notizie dell'ispezione. Il video successivo mostra semplicemente altri lavori in corso. E finalmente, il 28 gennaio, un altro TikTok riaccende la curiosità sul caso. Il video inizia dicendo che ci sono strane cose nascoste tra i muri di quella casa. Una di queste è un vecchio specchio impolverato che sembra non essere stato toccato da decenni. Tirandolo su si può sentire il rumore di qualcosa al suo interno, ma per il momento decidono di non romperlo. Subito dopo, mostrano di aver trovato una scatola tra i mattoni del muro, contenente strani oggetti che sembrano essere delle parti per costruire qualcosa. Niente di inquietante in questa scatolina, ma vi ricordate il vecchio panno trovato vicino alla prima valigia? Ecco, tirandolo via in un altro video, scoprono una foto in bianco e nero, bruciata, che ritrae quella che sembra una numerosa famiglia. La cosa strana è che uno degli uomini raffigurati ha gli occhi completamente neri, come se qualcuno avesse fatto due buchi in concomitanza con i suoi occhi, per chissà quale motivo. Inoltre i bambini hanno tutti uno sguardo strano, quasi inquieto. A questo punto i ragazzi si chiedono se le persone nella foto fossero quelle che abitavano la casa tempo fa. Le persone nei commenti, però, iniziano a credere che sia tutto messo in scena, dato che sembra tutto molto simile a ciò che accadrebbe in un film. Ma sulla veridicità di questa storia ci torneremo dopo. Adesso voglio farvi vedere questo altro video del 31 gennaio, in cui i ragazzi fanno vedere alcuni momenti della ristrutturazione. A quanto pare, dai muri cade tantissima polvere nera, il che fa pensare ci sia stato un incendio, anche se le condizioni della casa dicono il contrario. Alcune persone pensano che sia dovuta ad attività di magia nera nella casa, mentre altre credono semplicemente che la polvere nera sia presente per via di un isolamento prolungato della casa. In ogni caso, anche questo è strano. Da questo momento, o più precisamente dal 12 febbraio, i ragazzi dicono al pubblico che hanno iniziato ad accadere cose strane. Dicono che toccare la Bibbia e distruggere la stanza è stato un errore e aggiungono che gli altri oggetti non dovevano essere toccati. Poi il ragazzo dice che qualcosa va contro di lui mentre riprende il camino, ma si tratta chiaramente di polvere o fuliggine, ed è evidente. Ma il 18 febbraio un altro video contribuisce ad infittire il mistero. Sempre nella soffitta, durante uno dei lavori, il ragazzo trova una scatolina completamente ricoperta di polvere, con una serratura. Nel lato destro c'è inciso un pentacolo, la stella a 5 punte, anche chiamata stella esoterica per via dei contesti in cui viene utilizzata. Sopra la scatola invece c'è incisa una scritta che gli utenti hanno tradotto come "non rilasciare" o "non rilasciarmi". Questo per molti sarebbe abbastanza per decidere di trasferirsi per sempre e lasciarsi tutto alle spalle con una bella esplosione, ma non per i nostri amici di GBTV, che anzi cercano un modo per aprirla. Ricordate che prendendo il vecchio specchio si poteva sentire come qualcosa al suo interno? Bene, finalmente i ragazzi decidono di vedere di cosa si tratta. Rompono lo specchio e trovano una vecchia chiave. Ovviamente, questa è la chiave della scatolina. E dopo alcuni giorni di silenzio, il 3 marzo, questo video è stato pubblicato sul loro profilo.
Aprendo la piccola scatola, trovano la planchette bruciata di una tavola Ouija, ricoperta di cera. Ma non solo, uno strano pendolo, un'altra chiave e una ciocca di capelli chiaramente finti aiutano ad aggiungere un tocco macabro in più. I ragazzi non capiscono, ma credono che dato che è presente un'altra chiave, deve esserci anche un'altra scatola. E infatti sotto il pavimento trovano un'altra scatola ancora. Questa volta è decisamente strana. È totalmente ricoperta di cera nera e rossa e sembra non volersi aprire per questo. La serratura della scatola è nascosta sotto la cera e dato che quest'ultima rende difficile far muovere la chiave, decidono di scaldarla per cercare di aprire la scatola. Sembra comunque non volersi aprire. Chiaramente chi ha fatto questo lavoro con la cera non voleva che la scatola fosse aperta per nessun motivo. Usando altri attrezzi però, il ragazzo riesce a forzarla. Al suo interno, la tavola Ouija. Nella parte superiore, poi, un altro pentacolo, accompagnato da una scritta, rende il tutto ancora più strano. A quanto pare le parole incise si traducono con «non lasciarla parlare». A chi e a cosa si riferiva la persona che ha inciso quella scritta? Dato che il video successivo, nonché l'ultimo pubblicato, è semplicemente una sorta di riassunto di tutto ciò che è successo, per ora, queste sono tutte le informazioni che abbiamo. La storia di questa casa sembra essere appena iniziata e sinceramente non vedo l'ora di vedere come si svilupperà. Ma adesso cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Tante persone credono si tratti di finzione. Un ARG, più precisamente. Come già detto in vari video precedenti, un ARG è semplicemente una storia inventata, in questo caso per spaventare, nella quale vengono inseriti elementi realistici per far sembrare che sia vera. Una sorta di progetto artistico con l'intento di creare un vero e proprio universo alternativo in cui i fatti mostrati sono davvero reali. Ma potrebbe essere questo il caso? A parer mio, questa volta, è difficile che si tratti di un ARG. Gli oggetti ritrovati, le scritte, la foto, la Bibbia, erano tutti chiaramente lì da anni. Non riesco a pensare a un modo in cui i ragazzi abbiano potuto mettere in scena così bene tutti questi elementi. Sembra tutto così reale, ma al tempo stesso tutto così esagerato. Nel senso, è possibile che la famiglia precedente facesse strani rituali e avesse lasciato tutto ciò alle proprie spalle, ma sembra essere decisamente troppo. Hanno lasciato addirittura un panno imbevuto di sangue. Tutti questi oggetti, poi, non sarebbero dovuti essere toccati da nessuno. Quindi perché lasciarli lì? Sarebbe stato più semplice portarli con sé e non toccarli mai più. Inoltre, il modo in cui tutto ciò viene scoperto progressivamente, partendo dalla Bibbia, fa sembrare che i ragazzi vogliano raccontare una storia. In sostanza, penso che ciò che abbiamo visto possa essere vero. Ma tutti questi elementi mi fanno pensare il contrario. L'unica cosa che non riesco a spiegarmi è come abbiano fatto a mettere in scena tutto questo. Dove hanno trovato questi oggetti? Come hanno fatto a far sembrare così bene che fossero vecchissimi? Sinceramente, pensare che sia tutto vero è forse la cosa più facile. Per ora possiamo ancora definirlo un mistero, perciò non ci resta che aspettare che il profilo TikTok continui a pubblicare. Questa volta sono davvero curiosissimo di sapere cosa ne pensate voi. Credete sia reale? O tutta una messa in scena? E perché lo credete? Fatemi sapere qui sotto perché sento che possiamo discuterne davvero per tanto tempo. Ma comunque, in mancanza di ulteriori aggiornamenti, il nostro viaggio nel lato oscuro di TikTok, oggi, finisce qui. Io, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio infinitamente per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.